È arrivato il momento propizio in cui Gesù ci chiede, proprio all'inizio di questa Quaresima, cosa noi pensiamo di Lui. È una domanda che interpella, che scuote nelle viscere anche noi, in un mondo dove l'atteggiamento di molti cristiani sembra essersi adagiato sulla scia della secolarizzazione. La domanda ci accompagna e le nostre labbra rimangono con un vagito di risposta, perché sentiamo troppo il fardello pesante, la responsabilità che graverebbe sulle nostre spalle, implicherebbe tutto il nostro destino umano e spirituale. Conoscerlo vorrebbe dire seguirlo e vivere per Lui e in Lui. E perciò una domanda che ci sfida. Il nostro avvicinamento a Cristo è quello verso qualcuno che risponde alla domanda seppellita dentro di noi, che ci fa tremare e allo stesso tempo svela il nostro vero desiderio di verità. Quando entriamo nel mistero di Cristo, troviamo la risposta a ciò che siamo noi. Conoscendo Cristo, ci accostiamo all'umanità perfetta che Egli è. Più progrediamo in Lui, più capiamo chi siamo noi. Accostarsi a Cristo vuol dire per noi accogliere le sue carezze più per la paura dei pericoli quotidiani disseminati nella nostra vita che il frutto di un amore sincero. Nei suoi confronti non c'è un accostarsi per abbandono incondizionato, ma purtroppo il cercare l'ultima spiaggia quando si è sull'orlo della disperazione.